Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di School of Running. Oggi non sono sola, Beatrice Taverna è con Ciao me. Ciao a tutti. L'avete già conosciuta a Bergamo e oggi ci occupiamo di una parte del corpo che solitamente viene un po' trascurata, le braccia. Durante l'inverno, soprattutto quando fate potenziamento o quando andate in palestra, vi concentrate maggiormente, sono sicura, sulle gambe, sui piedi, sui glutei e tralasciate, a parte il core, gli arti superiori, che invece sono molto molto importanti durante la propulsione. Esatto, Nicole. Difatti l'oscillazione delle braccia, se efficace e correttamente in asse, consente di mantenere tutto il corpo in equilibrio, evitando la torsione del busto e consumando di conseguenza minore energia. Esattamente, tutto quello che noi cerchiamo di spiegarvi ogni volta è che il risparmio energetico deve essere uno dei vostri pensieri principali durante la corsa. Le energie vanno convogliate solamente dove servono per poter performare meglio. Siete pronti quindi? Andiamo a scoprire esattamente come usare le braccia. Volkswagen. Eccoci ragazzi, pronti a scoprire tutto sul mondo delle braccia della corsa. Sostanzialmente quando voi camminate non avete mai una fase di volo, nel senso che c'è sempre un momento in cui il piede in appoggio dietro e il piede in avanti comunque sono a terra. Durante la corsa invece sapete bene che c'è, dopo lo stacco, una fase nella quale tutti e due i piedi sono completamente sollevati dal terreno. Cosa succede? In quella posizione, se le braccia e il tronco e il busto non sono in grado di rispondere al movimento angolare delle gambe, finisce che rischiamo di correre in questa maniera. Il ruolo delle braccia è proprio quello di contrastare questo movimento angolare e riuscire a mantenere sostanzialmente una postura corretta. Se volessimo scomporre il gesto in tanti piccoli momenti, la prima cosa alla quale dovremmo fare attenzione è il rapporto tra l'avambraccio e il braccio. Un errore da non fare assolutamente è quello di tenere la mano troppo vicino alla spalla, quindi avambraccio e braccio troppo vicini, perché questo cosa comporta? Un arretramento del busto e quindi una mancanza di corretto posizionamento del busto rispetto al baricentro. Dovete abbassare quindi l'avambraccio e durante il gesto fare in modo che la mano arrivi a sfiorare la cresta iliaca. La cresta iliaca è questo ossicino che vi sentite sul fianco a livello di bacino. Un'altra cosa alla quale dovete fare molto attenzione è il gesto delle mani. Le mani devono essere sempre rilassate, evitate movimenti a robot tipo quelli degli sprinter che hanno tutta un'altra funzione. Voi dovete cercare di tenere le dita il più sciolte possibile e immaginatevi di portare l'indice verso il pollice, in una posizione yoga per intenderci, tenere la mano rilassata e gestire il movimento in questa maniera. Altro aspetto che dovete curare molto bene è la posizione dei gomiti. Molti atleti tendono a fare questo, quindi ad allontanare i gomiti dal tronco. Non dovete assolutamente farlo, dovete tenere i gomiti vicino al tronco e se non correte ad andature, come dicevo prima, da sprinter, i gomiti non devono indietreggiare troppo, dovete tenerli sostanzialmente molto vicini al tronco. Importantissimo anche il gesto di convergenza leggera delle mani, cioè le mani non si muovono in questa direzione parallelamente, ma devono leggermente convergere l'una verso l'altra, arrivando a non superare mai il livello di apertura del ginocchio. Quindi sostanzialmente questo è il gesto corretto e non dovete andare oltre il ginocchio né da una parte né dall'altra, quindi non dovete fare questo e non dovete fare questo. Per quanto riguarda invece la corsa in salita, l'oscillazione delle braccia, esattamente come ci ha spiegato Nicole per la pianura, l'errore può essere semplicemente di muoverle più velocemente delle gambe. In discesa invece l'oscillazione è esattamente uguale, però qui l'errore può essere invece che per istinto e paura della pendenza si vada a chiudere l'angolazione avambraccio-braccio. Invece nella discesa su trail il movimento degli arti inferiori è diverso rispetto alla corsa su asfalto in quanto non ha un'azione lineare e quindi anche le braccia si devono adattare di conseguenza. In questo caso però le braccia possono aprirsi leggermente e anche l'oscillazione gomito-braccio è più aperto. Esattamente su questo tema potete andare a vedervi un interessantissimo video che abbiamo girato insieme a Carlo Brena e Jonathan Wyatt su come gestire le braccia in discesa nel trail in modo che vi aiutino anche a mantenere un equilibrio.
equilibrio. Come un pochino per tutte le cose nuove che vi stiamo proponendo in queste puntate, quello che dovete fare è inizialmente impostare un lavoro, si dice, di coscientizzazione, ossia dovete cominciare a pensare, soprattutto quando non state facendo degli allenamenti troppo pesanti, a come gestite le braccia. E quindi, pensando a quello che state facendo, piano piano allenerete il vostro cervello ad avere sempre più coscienza di questo gesto, e anche quando non ci penserete, dopo un po' il gesto vi verrà naturale. Ci sono alcuni tipi di atleti che fanno un pochino più fatica. Esatto, soprattutto per i triatleti che arrivano dal nuoto, che tendono ad aver sviluppato molto i dorsali, quindi le spalle, e quindi ad essere molto rigidi mentre corrono, per cui di conseguenza fanno fatica a muovere le braccia più sciolte. Quello che dovete immaginarvi è sempre di cercare di avere un atteggiamento leggermente di chiusura delle spalle, proprio perché questo atteggiamento vi aiuta sempre di più a fare questa azione di pendolo che deve essere sempre, vi ripeto, sciolta ed essere in qualche modo coordinata anche alle gambe, magari lo vedremo anche quando parleremo di frequenza di passo, a agevolare una corsa che sia ritmata, rimbalzata e molto ben gestita a livello di cadenze. Ci sono degli esercizi pratici che potete fare per controllare meglio questo movimento delle braccia, soprattutto all'inizio quando ancora non è un gesto naturale, come ad esempio fare delle riprese video, meglio ancora se dal proprio allenatore, perché almeno nel mentre ti corregge, oppure correre sul tapis roulant davanti ad uno specchio, oppure addirittura correre davanti ad una vetrina e con la coda dell'occhio osservare se il movimento delle braccia è corretto. Anche questa pillola di conoscenza e di competenza nel mondo della corsa ve l'abbiamo data. Ricordatevi di non trascurare assolutamente le braccia, saranno per voi uno strumento assolutamente validissimo per poter migliorare la vostra tecnica, per poter godere sempre di più delle vostre corse. Grazie Bea per averci fatto compagnia, per averci regalato la tua esperienza e per averci raccontato dei dettagli in più su questo tema. Mi raccomando, ricordatevi però che il focus principale è il divertimento, poi tutto il resto viene da sé. Alla prossima! Ciao ragazzi!